Nel 2024 crediamo che ci siano tre temi sostanzialmente che guideranno ancora la performance, e l'interesse nel mercato azionario. Punto numero uno è tutto ciò che riguarda la transizione energetica. Ormai sono 2 o 3 anni che i governi hanno iniziato a spendere un sacco di soldi per la transizione energetica. Crediamo fortemente che questo trend continui la fase di crescita che ha dimostrato negli ultimi 2 o 3 anni. E in particolare per questo tema, quello che crediamo essere veramente molto interessante siano tutti i settori che riguardano riciclo e economia circolare in particolar modo. Secondo grosso tema è l'invecchiamento della popolazione, quindi quest'anno è stato il settore farma in generale, non è andato particolarmente bene, poiché i numeri ancora scontavano l'impatto del Covid. Crediamo che tutta questo settore possa ritornare a essere molto interessante nell'anno prossimo. Driver importante per il 2024 continuerà a essere tutto ciò che riguarda la digitalizzazione. Digitalizzazione che non è solo artificial intelligence, dove tra l'altro le società stanno ancora capendo quali sono i loro ritorni sugli investimenti, per questo tipo di business, ma anche tutto ciò che riguarda infrastrutture, IT e security, anche alla luce delle tensioni, geopolitiche che, si sono materializzate in questo 2023. In uno scenario di slowdown macroeconomico, quindi dove i volumi continueranno a essere deboli e quindi le top line, i ricavi delle società avranno un trend in discesa, secondo noi la cosa importante da guardare e da studiare è il gross margin, 1, 2, il cash e la generazione di cassa. Perché il gross margin? Perché il mercato, secondo noi, andrà a premiare quelle società che hanno vantaggi competitivi, pricing power e posizioni quindi di leader nelle loro nicchie di riferimento per mantenere stabile o anche in miglioramento il gross margin anche in uno scenario di decelerazione economica. Punto numero 2, perché il cash? Perché appunto in uno scenario di potenziale incertezza generare tanta cassa e quindi avere uno stato patrimoniale molto solido è sinonimo di solidità patrimoniale, uno, due, è sinonimo di avere opportunità di crescita, uno, per vie esterne, quindi tramite acquisizioni, due, di poter dare questa cassa agli azionisti tramite buyback o dividendi.